Di nuovo in campo Grasshopper, stavolta contro il Sion, settimo e ottavo posto. È andata male per le cavallette, come abbiamo visto, battute ai rigori dal Legia, che insomma non è che avesse meritato tantissimo nel corso dei 24 minuti. E comunque così è il calcio, avranno modo di impararlo questi bambini, purtroppo in questo caso a loro spese. Speriamo che il futuro gli riservi qualche soddisfazione maggiore. Sion dunque contro il Grasshopper, Sion che ha perso 4-2 la partita, 3-2 con la partita contro il Basilea, ma ha messo in luce un giocatore formidabile, questo numero 8 che siamo contenti di vedere in campo. Si tratta del piccolo Jautà Luyet, davvero devastante a tratti contro il Basilea nel Grasshopper. Qualche errore di troppo, soprattutto in difesa nei minuti finali, e poi ben 3 rigori sbagliati su 4 tiri. Questo ha compromesso la qualificazione. E il Sion ci crede, perché insomma il Sion forse non merita l'ultimo posto. La squadra divertente in attacco, più divertente del Grasshopper. Certo, in difesa il Sion lascia molto a desiderare, così l'ha lasciato a desiderare nelle partite precedenti. Vediamo se avrà la meglio, la miglior tenuta difensiva del Grasshopper oppure il Sion più brillante in attacco. Solito schema, due tempi da 12 minuti, in caso di parità si va ai calci di rigore per evitare l'ultimo posto. Inizia dunque la partita con il Sion in possesso di palla. Abbiamo visto i tanti giocatori del Grasshopper usciti da questa partita subito in campo, insomma la stanchezza è dalla parte del Sion. Subito un'azione pericolosa però del Grasshopper, che si propone con il piccolo Strebel, pallone sul fondo, Fournier, pallone giocato all'indirizzo di Bisimana. Meglio il Grasshopper, un'altra occasione adesso per andare a calciare in porta davanti al portiere, palla in mezzo, si salva ancora Fournier, gran giocata da parte del numero 6 Millacu. Seconda occasione nel giro di 40 secondi per il Grasshopper, partito più forte. Sion come sempre in difesa si concede qualche sonnellino. Il suo Di Mukai, numero 10, in campo. Poi si va da Bisimana. Ancora Di Mukai, davvero piccolissimo questo ragazzo, ragazzino. Nato il 16 giugno 2007, 10 anni tra due settimane, sabato prossimo. Ancora Millacu, vince il contrasto, la palla è in gioco, la rimessa è per il Grasshopper. Grasshopper ancora in avanti, ancora con la giocata di Strebel. E poi Cioric, che ha sulla coscienza il pallone, a cui è arrivato poi il gol del pareggio di Pzduka in Legia Grasshopper. Lajet, Cioric in avanti, una bella giocata da parte di Millacu. Millacu, gran palla, Millacu, Millacu, Fournier bravissimo, non è finita, il destro sul fondo da parte di Strebel, l'occasione doppia ancora per il Grasshopper. C'è stata anche la deviazione, c'è calcio d'angolo per il Grasshopper che sta dominando questi primi minuti di gara. Attenzione ancora a Sandro Viera, Yusmani, destro della lunghissima distanza, è un gol bellissimo di Denis Yusmani, meritato al terzo minuto il vantaggio del Basilea, chiedo scusa, del Grasshopper sul Sion. Un gol di Yusmani. Sta dominando il Grasshopper. Sion che deve darsi una svegliata, deve soprattutto azionare la verve di Luyet. Ma ancora Grasshopper, ancora strepitoso Millacu, 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 Fournier bravissimo ancora. Rimane giù Millacu, interrompe il gioco l'arbitro, non c'è fallo, ma è rimasto comunque a terra il numero 6 del Grasshopper, che merita, necessita di qualche cura.
un po' d'acqua. Contrasto con Fournier, c'è un cambio. Speriamo di rivederlo a partita in corso, non sembra niente di grave. Lo sostituisce il numero 11, Leart Kabashi. Si scodera la palla, il Sion la restituisce alla Grasshopper. Una Demukai che cerca di lottare, ma decisamente piccolo rispetto ai suoi avversari. Bisimana fermato proprio da Kabashi. Il fallo è a favore del Grasshopper. Ancora Kabashi, altra rimessa per il Grasshopper. Lujet controlla male, la rimessa è per il Grasshopper. Una sola squadra in campo fin qui, nei primi 5 minuti. Sandro Viera prova il destro, Fournier, bravissimo, che spettacolare, in due tempi. Un altro giocatore a terra del Sion, e si tratta di Bisimana, andato giù, anche per lui, sono una botta. Momentaneamente in 10 il Sion, ma rientra subito Bisimana. Palla dentro, sbaglia di Lujet per lo scatto da parte di Morte. Uscita tempestiva di Rexepi. Attenzione, una grande occasione ancora e al gol da parte di Strebel. 2-0, sta dominando appunto il Grasshopper, già sul 2-0. Sion purtroppo inesistente in questa finalina per il settimo e ottavo posto. Ancora Grasshopper. Ancora dalla distanza ci prova Eliano Guido, palla alta, tiro al bersaglio fin qui dei giocatori del Grasshopper, le piccole cavallette. Intanto è finita la semifinale numero 2 ed è il Barcellona dunque in finale contro il Genk. Torniamo su questo settimo ottavo posto con pallone in verticale che viene controllato e poi mandato in avanti. C'è ancora Eliano Guido che si prende il calcio d'angolo, prova a batterlo velocemente per sorprenderci, riesce, pallone dentro, rigore, il tiro, il gol, 3-0. Dilaga il Grasshopper con Kabashi, ottavo minuto. Non c'è il Sion. E Grasshopper insomma, forse anche un po' arrabbiato così in maniera positiva dopo la sconfitta ai rigori con il Legia, adesso si rifà e segna 3 gol alla Sion. Kabashi in mezzo, Fournier, facile.
Filier, si fa vedere lui, Filier. Sion finalmente dalle parti dell'area avversaria. La IE è fermato bene, lui è fermato bene. C'è una rimessa ancora a favore del Sion. Un po' di cambi nel Grasshopper, girando la totale, questa che è l'ultima partita del torneo per entrambe le squadre. C'è un errore ancora da parte di Borgia, giocata bellissima, poi rimane lì il pallone sotto il destro di Musumeci, che sarebbe stato un gol straordinario, ma non è proprio arrivato neanche il tiro. Filie ancora Grasshopper, ora con tanti cambi, c'è anche Simão Vieira, c'è Cioric, c'è il numero 14 Cernovxanin, proprio lui che va a calciare, Fournier mette in angolo. Assedio, dominio totale del Grasshopper. Kabashi, conclusione, Fournier distratto e poi il pallone viene allontanato sulla linea. La conclusione di Simão Vieira. Cioric. Sbaglia quindi Grasshopper, che però comunque riconquista subito il pallone. Adesso gioca davvero bene la squadra che va in vantaggio a segnare anche il 4-0 con Lucas Maiorano. Insomma, brutta lezione per il Sion, che non aveva affatto demeritato contro il Basilea e invece ne prende 4 contro il Grasshopper. Sion che ci prova nella sua pallone in avanti per il numero 12 nel Grasshopper, Musumeci. Che sembra aver poco da dire in questi ultimi secondi del primo tempo, 4-0 per il Grasshopper, risultato sorprendente per proporzioni. Finisce qui primo tempo 4-0, reti di Usmani, Strebel, Kabashi e Maiorano, marcatori tutti diversi. A tra poco per la ripresa. Squadra in campo, secondo tempo tra Sion e Grasshopper, finalina per il 7° e 8° posto di questa terza edizione del Lugano Champions Trophy. 4-0, primo tempo a senso unico con il Grasshopper avanti già dopo 3 minuti con gol di Usmani, poi nel giro di 4 minuti gol di Strebel, Kabashi e Maiorano. Punizione severa per un Sion che però davvero non ha creato alcun pericolo alla porta di Rexepi, e del tutto inoperoso il portiere del Grasshopper, il temuto Layet non si è visto, tant'è che lo vediamo in questo momento addirittura giocare in difesa, cosa piuttosto insolita. Ha messo un po' le carte in tavola qui il Sion, ma insomma i risultati saranno, non penso, molto diversi. Ha fatto giocare dietro il suo giocatore migliore. Comunque c'è in campo anche il numero 4 Daniel Martin in attacco. Ora Musumeci, poi proprio Layet perché il contrasto, attenzione alla conclusione da parte di Kabashi sul fondo. Si ricomincia da dove si era interrotto di fatto il primo tempo, ovvero un dominio del Grasshopper. Gerzner sbaglia.
La rimessa è in Grasshopper. Gran giocata ancora del numero 9 Maiorano, ancora Cabaci, la porta è vuota, si salva il Sion, ma di nuovo rimbarcando acqua la difesa della squadra sotto 4-0. Cnozzanin fuori gioco poi di Musumeci, e calcio di punizione per il Sion. Tentato per iniziare la finale anche per il quinto e sesto posto tra Basilea e Legia Varsavia. Vediamo i giocatori di Basilea in campo. Ancora in contropiede Musumeci, in davanti a Fournier, la palla si impenna, un rimpallo sfavorevole, c'è un gol davvero rocambolesco che vale il 5-0, non è neanche fortunato il Sion. Il quinto gol al quindicesimo, il gol di Alessio Musumeci. Rivediamo, insomma, qui il pallone si è allungato, l'uscita di Fournier, palla che sbatte sulla gamba di Musumeci, si impenna, finisce in porta. Davvero sfortunatissimo il portiere, il biondo portiere della Sion. 5-0, una sconfitta che insomma non era nelle previsioni, che insomma Sion aveva fatto una buona partita contro il Basilea, ma invece è arrivato questo risultato, sta arrivando questo risultato pesantissimo con il Sion che chiuderà dunque all'ottavo e ultimo posto un torneo che comunque ha messo in mostra un paio di buoni giocatori, uno soprattutto. Intanto ancora Musumeci davanti a Fournier, Musumeci fa la cresta lì, Musumeci, e poi si salva il Sion spazzando il pallone. Soprattutto uno, Layet, che però che è davvero il grande assente di quest'ultima partita. Rimessa per il Sion. Non è buttato in avanti. Conclusione, la parata del portiere Rexepi. Un buon portiere questo che non ha commesso errori nelle partite che abbiamo commentato. Ancora il Grasshopper per provare a rimpinguare ulteriormente un bottino già piuttosto lauto, quello del 5-0, sedicesimo minuto in corso, 17° in corso, girando la ricambia ancora nel Grasshopper che fa giocare come corretto e come giusto che sia tutti i giocatori, far ruotare i giocatori. È rientrato anche Strebel, è rientrato anche Guido, proprio Guido va in pressione adesso su Borgia, la palla poi dentro per il pallone, c'è qui calcio di rigore netto. Rigore netto, fallo di Gerzner. Su Sandro Viera. Al dischetto Eliano Guido, lui, giusto lui manca in questo tabellino. Fa tirare lui contro Fournier. Per ora il Grasshopper ha avuto 5 marcatori diversi, potrebbe averne 6 su 6. Batte Guido il tiro e il gol. E siamo 6-0 al 18°. Che ha ricalciato bene dal numero 7 che aveva segnato anche il gol di momentaneo 1-0 contro il Legia Varsavia. 6 su 6 la super davvero cooperativa del gol, come si suol dire. E allora 6 minuti e poi questa inutile ovviamente fatica del Sion sarà finita. Risultato molto severo, adesso sono usciti, non sono in campo né Bisimana né Luietta, i due giocatori d'attacco del Sion, lasciati a riposare. Con un punto con quel Sion completa questa sua giornata, il pareggio contro il Legia Varsavia che si giocherà
sta per iniziare a giocarsi il quinto posto, quindi è un pareggio che dice che il Sion vale più di un ultimo posto probabilmente in questo torneo, però insomma alla fine i tornei giovanili sono ricchi di sorprese, ricchi di alti e bassi, come ovvio che sia. C'è un calcio d'angolo per il Sion, se ne occupa Bourgeat. Pallone raso terra, in mezzo si salva il Grasshopper, corretta marcatura, ancora Bourgeat, va sul fondo, mette in mezzo, nessuno è così alto da arrivare su questo pallone che sfila in fallo laterale. 5 minuti alla fine del torneo per Sione Grasshopper, alla fine di questa finale per il settimo e ottavo posto, che esprimerà dunque le prime due posizioni ufficiali di questa terza edizione, ovvero il settimo posto del Grasshopper e l'ottavo posto del Sione, in attesa poi di scoprire tutte le altre. Ricordiamo, a seguire qui vedremo la finale per il terzo e quarto posto tra Krasnodar e Lugano, poi quella tra quinto e sesto appena iniziata tra Basilea e Legia Varsavia, e poi la finalissima primo secondo posto Barcellona Genk con i belgi, che hanno meritato in virtù della loro organizzazione, della loro sagacia tattica, perché di questo stiamo parlando, per una squadra piuttosto giovane ovviamente, ma per nulla ingenua, come hanno dimostrato nelle quattro partite di questo torneo. Un po' ingenuo il Sion invece, che si fa soffiare un pallone banale e il Grasshopper lo riconquista, si rimette a palleggiare con Guido, tiro respinto. Ora Gabu, bravo qui a effettuare il disimpegno, poi con 4 Marten che va giù, si gioca, c'è Strebel che può andare 1 contro 1, Strebel va via, Strebel va sul fondo, palla in mezzo, Fournier vuoto, palla in volto ed è gol, ed è 7-0. Ed è 7-0 per il Grasshopper, se non ho visto male si tratta di Silva ad aver segnato la rete del 7-0. Eh sì, si tratta proprio del piccolo Sandro Viera, sì, più che Silva, Sandro Viera, il che vuol dire che il settimo marcatore diverso in 7 gol, piccolo record per il Grasshopper, che evidentemente adesso sta anche badando alla distribuzione corretta a fare felici tutti i giocatori in campo. A questo punto la rosa, mancano Millaku, manca Cernovxanin, Cioric e Simao Viera, vediamo se c'è tempo. Qui intanto ci prova infatti il numero 14 Cernovxanin, proprio neanche a farlo apposta, la palla è fuori, c'è stata la deviazione, però ci sarà calcio d'angolo, c'è di nuovo Fournier, in effetti non sembrava, infatti non è così. A questo punto anche i rimpianti del Grasshopper, perché insomma una squadra che porta i rigori in Lega e perde immediatamente, vince 7-0 col Sion, forse meritava più di un settimo posto evidentemente, però vabbè. Viera, la parata di Fournier sull'uscita tempestiva questa volta del portierino del Sion. C'è un calcio d'angolo, pallone in mezzo, c'è il destro, il gol di Cernovxanin, e allora davvero arriva l'ottavo gol diverso su 8, l'ottavo marcatore diverso su 8 gol. Siamo a 8-0. Gol di Emil Cernovxanin. Coraggio Sion, ancora 100 secondi, poi la partita sarà finita. De Mukai, ancora il Grasshopper, Cernovxanin dentro per il tiro, la respinta da parte di poi Strebel, poi sulla linea salva il Sion. Cioric vuole gloria, anche Cioric. Cernovxanin, ultimi 60 secondi, c'è Guido. Guido, il tiro deviato e calcio d'angolo. Anzi no, si tratta di rimessa dal fondo, no, di calcio d'angolo, esatto. Attenzione Guido, va giù, si gioca, tiro, respinge Fournier. Mancano ormai 40 secondi, partita che è ampiamente finita.
settimo il Grasshopper, ottavo il Sion, che finisce male con una goleada subita che francamente non ci aspettavamo. Strebel, Guido dalla grande distanza e Fournier lancia in angolo e finisce qua su questo destro il torneo di Sione. Grasshopper finisce 8-0 per il Grasshopper, questa partita a senso unico dall'inizio alla fine. Settimo posto finale per il Grasshopper, ottavo posto finale per il Sione.